Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Questo impianto sportivo è la cornice ideale per ospitare incontri di questa importanza. E c'è il gol della Lazio! Prima rete per la Lazio. Rubata palla agli avversari, sono stati velocissimi a ripartire. Un contropiede portato in maniera perfetta. E passano in vantaggio. Sono partiti fortissimo. Vorrei illustrarvi come funziona la Weekly Pass League. Dunque, ad ogni squadra vengono assegnati un certo numero di punti all'inizio. Le squadre possono incrementare il proprio punteggio sconfiggendo avversari, prendendo così una parte dei loro punti. Al contrario, se perdono, sarà la squadra avversaria ad approfittarne. È una nuova modalità molto interessante. Esatto. In sintesi, quanto più forti saranno i rivali sconfitti, quanto più sostanzioso sarà il bonus ottenuto. Beh, mi sembra una buona idea, considerato il divario tra diverse compagini. In più aggiunge la possibilità di rovesciare ogni pronostico. Infine, come sempre, le squadre raggiungono una posizione in classifica a seconda dei punti totalizzati alla fine. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Lewandowski! Tiro lento, non può creare problemi al portiere. Modric gioca una palla lunga e se n'è andato al primo quarto d'ora. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già un il punteggio è quindi di 1-0. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravo! Se ne va! Hanno già riconquistato palla. Occhio al tiro! Modric, oggi autore di un assist. Cerca spazio. Perde il duello fisico con l'avversario. Palla riconquistata immediatamente. Sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene, dovranno riprovarci. La mette sulla sinistra. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ottima copertura qui, li hanno indotti in errore interrompendo la manovra prima che diventasse davvero pericolosa. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Lewandowski. Si appoggia al portiere. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Bella rete di passaggi. Sulla destra. Dunque, rimessa laterale. Ottima pressione la sua, palla recuperata. C'è spazio, occhio, colpisce il pallone. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Hanno sfruttato benissimo il varco centrale, procurandosi una grande occasione.
ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Riceve il passaggio. Questo è fallo, non ha dubbi l'arbitro. Punizione, manca poco allo scadere, devono approfittarne. Questa è una buona opportunità per il pareggio. Vediamo se sceglierà una conclusione di potenza o di precisione. Ecco il tiro. La butta in mezzo. Bello intervento difensivo. Prova la giocata nello spazio. Cerca un compagno. Può concludere. Traversa. Pronto al tiro. E ancora una volta salvati dai pali. Ottima la conclusione. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza, ma il tiro non era ben direzionato. Bella apertura. Prova il filtrante. Da lì può segnare. Si libera la chance. E il palo salva il portiere. Prova a tirare. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Hanno mostrato sprazzi di buon calcio e sono riusciti ad andare in vantaggio. Dovranno mantenere questo ritmo nella ripresa. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico. E credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Iniziano i secondi 45 minuti. La Lazio deve scegliere che strategia adottare ora. Continuare a spingere e cercare un altro gol, oppure aspettare l'avversario e puntare al contropiede. Di sicuro non possono pensare solo a difendersi, sarebbe troppo rischioso. Riceve un pallone interessante. Cerca un compagno. Ci prova. Non ha sfruttato bene questa opportunità. Ha preferito tentare la conclusione nonostante fosse molto lontano. Vuole la profondità. La mette in mezzo. Gran colpo di testa. Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Avevano molte opzioni in area di rigore. Questo è il modo di attaccare. Ancora un ottimo intervento difensivo. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Qui può partire il contropiede. La mette sulla sinistra. Provano a partire in velocità. Cerca spazio. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Stanno rendendo la vita impossibile agli avversari con una difesa da manuale. Niente da fare. Il giocatore al di là della linea difensiva, fuori gioco. È partito una frazione di secondo in anticipo, rendendo vano il magnifico tocco del compagno. Hanno già riconquistato palla. È proprio questo che devono fare, devono insistere. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. Prova la giocata nello spazio. Attenzione! Conclusione! Finalizzazione decisamente infelice. La difesa sembrava imbambolata. Non sono riusciti a contrastarlo per niente. Il pallone ha superato la linea. Rimessa laterale. Cerca un compagno. E passa!
Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Prova il filtrante. Ha la possibilità di andare verso la porta. Prova il tiro. Hanno trovato il gol. E raggiungono il pareggio. Si ricomincia da capo. Lewandowski è stato bravissimo. Ha fatto un'ottima azione personale e quando si è trovato a tu per tu con il portiere non ha perso la lucidità. Non è sempre facile. Perfetta parità dunque. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Cercano l'azione veloce. La Lazio riesce a uscire da una situazione piuttosto intricata. La Lazio non ha ancora effettuato cambio. Vuole la profondità. Cerca spazio. Non può sbagliare. Prova la conclusione. E c'è il gol della Lazio. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E passano in vantaggio. Vantaggio meritato, ma devono stare attenti a non sprecare tutto adesso. Ottima progressione, palla al piede. Se ne va. C'è il tiro. Ottima parata del portiere. È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. La rete subita ha veramente dato loro la scossa. Continuando a creare occasioni simili possono arrivare al gol. Lewandowski! Una buona iniziativa, ma non è bastata. Modric. Prova la giocata nello spazio. È buona, si gioca! Prosegue nella sua corsa. Si libera la grande. Colpisce! Va in rete! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. E ora ci sono due gol a dividere le squadre. La mette sulla sinistra. Prova a verticalizzare. Passaggio sulla destra. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Ha spazio sulla fascia, c'è il cross, tocca con la testa. Ottima l'azione, conclusione però non all'altezza. Probabilmente l'impatto con la palla non è stato dei più puliti. Ha cercato di colpire con troppa forza, secondo me. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Sulla destra. Se ne va. Tenta la conclusione. Conclusione angolatissima. Deviazione. E il palo gli nega la soddisfazione del gol. Fuori non di molto. Arriva anche il fischio dell'arbitro. Stavano per trovare il gol proprio alla fine, ma non ce l'hanno fatta.